Allora, adesso riprendo leggendovi la seconda parte. Come dicevo, sempre tratta da Mikasa, che questa era la seconda parte che analizzava, diciamo, dagli anni, fino agli anni 80, inizio anni 90. L'articolo inizia parlando dei Cathedral, ecco, che sono praticamente forse il gruppo Doom più famoso degli anni 90. Se i Black Sabbath ne decretano la nascita, se i Saint Vitus ne sono stati l'essenza, e se i Pentagram sono la più grande Doom band americana, allora di sicuro oggi i Cathedral sono la più grande band Doom d'Europa. Lee Dorian, leader del gruppo, possiede grande cultura musicale ed una personalità tale che l'hanno portato ad essere una delle pochissime vere figure carismatiche della musica rock degli ultimi 10 anni, ed il rock avrebbe bisogno di questi personaggi, che però oggi scarseggiano veramente a livello mondiale. I veri leader degli anni 70, oggi a pensarli, sembrano dei in confronto ai ridicoli pagliacci che vediamo sui giornali e in TV. Dove sono i nuovi Jim Morrison, Robert Plant, Jimi Hendrix e Phil Lynott? Dove sono i nuovi Led Zeppelin? La mia analisi porta al triste risultato nella missione che la stragrande maggioranza dei giovani d'oggi non immaginano neanche cosa sia un leader. Il leader è un genio che ha un volto, mentre l'attuale scena metal è dominata da mediocri figure senza un volto. Cioè, se questa cosa era vera, già a cominciare a partire dal 2000, figuriamoci oggi, eh. L'unico vero nuovo leader è Lee Dorian. I suoi Cathedral sono probabilmente la più grande doom band esistente sul pianeta Terra. Dal primo album Forest of Equilibrium, uscito nel 1991, la band ha iniziato un'evoluzione musicale che ha pochi precedenti dagli anni 80, anche se non sono mancati momenti di incertezza che comunque non hanno mai abbassato troppo il loro livello artistico. Allora ve li faccio anche vedere in copertine. Tra l'altro poi le copertine dei Cathedral avevano uno stile particolare, a livello di immagine. Non mi ricordo però chi fosse l'illustratore, ecco, cioè da dove loro prendevano questo particolare stile. C'è da stupirsi davanti alla coerenza di questo grandioso gruppo che, volendo, avrebbe anche potuto cavalcare il trend dello stoner rock, avendone tutti i migliori requisiti, ma invece proprio nel momento più favorevole ha voluto andare nettamente nella direzione opposta, continuando la propria ricerca senza alcun intento commerciale, sempre spinti dalla loro forte determinazione. Tenete presente che comunque i Cathedral, diciamo, partendo comunque dal primo Forest of Equilibrium, che è forse uno dei più pesanti, se forse è il più pesante in assoluto, negli anni hanno comunque alleggerito un po' il sound, eh. Gli album dei Cathedral sono tutti bellissimi, dall'importantissimo già citato esordio al secondo fantastico Ethereal Mirror, dove si accentuano i riferimenti alle più oscure bands progressive inglesi come Zio, Dark, Lee Found, al mini LP Static Magic, per il sottoscritto il loro capolavoro assoluto, forse solo per l'inarrivabile Inno Doom Cosmic Funeral, all'eccezionale Carnival Bizarre, che sulla lunga distanza rappresenta la vetta compositiva del gruppo, insieme a Hopkins, dove Lee permette il lusso di sfidare il dio del fuoco Arthur Brown, con i seguenti due lavori, Supernatural Birth Machine del 1996 e Caravan Beyond the Redemption 1999. C'è una fase non proprio esaltante di creatività, forse anche in parte dovuta a certe pressioni dell'Ai Reach, che gradirebbe vendere di più, l'etichetta discografica. Si sa che il Doom non fa tendenza, comunque con qualche riff rubato agli Hawkwind e la sempre notevole chitarra di Gus Jennings, il livello generale resta sempre molto superiore alla media. La risposta alla Label da parte dei Cathedral si chiama End Time, l'album del 2001, ed è una risposta chiara, anzi scurissima e precisa, che rilancia i Cathedral verso il Doom più minaccioso e sinistro, anche se, come sempre, non manca una bella dose di pura ironia che scaturisce dai visionari testi di un Lee Dorian ispiratissimo. Dunque, End Time segna il netto ritorno al Doom con composizioni monolitiche ed ossessivamente psichedeliche come Melancholy Emperor, Ultra Heart, Astral Queen, due vere gemme di esoterismo gotico quali Alchemist of Sorrow e la stupefacente Temple Sunrise, rabbrividente, mortifera marcia verso gli abissi. Mi chiedo a che punto siano i rapporti tra i Cathedral e la loro casa discografica, perché da questi credo che possa dipendere il futuro di una delle più importanti band inglesi degli ultimi 10 anni. Chiuso nella morsa del denaro, ma viaggiante nella spirale cosmica del tempo, spero che Lee Dorian riesca a trovare le giuste motivazioni per regalarci altri capolavori, magari togliendosi alcune soddisfazioni personali, come quando gli riuscì di far suonare nei Cathedral per alcune date Victor Griffin e Joe Hasselbender dei Pentagram, tra i suoi eroi di sempre.